Ciao Danine, sono tornata con un video tutorial su questo trucco visto oggi da un video di Giuliana, Makeup Delight, e copia di un trucco della pubblicità di Dolce & Gabbana su Monica Bellucci. Lo so che non sono all'altezza, lo so che i miei lineamenti non assomigliano né a quelli di Giuliana né tantomeno a quelli della Bellucci. Però comunque l'idea era quella di farvi vedere con dei trucchi low cost com'è possibile effettuare un trucco, e vi lascio alla visione. Vi ringrazio per tutti i video con tutti i commenti e mi piace che avete segnalato sui video precedenti. Sono tornata e spero di continuare, e buona visione, ciao. Mineral Infused primer viso, una nocciolina e spalmiamo su tutto il viso. Mi aspettavo di vedere il dottor Marini. Ok, fondotinta sempre Elf. Questo qui è color buff. Buff. Pennello da fondotinta, sempre Elf. Linea Essential. È un Nivea piemontese. In eccellente. Mi raccomando, la zona intorno alle orecchie, collo, mento e attaccatura dei capelli, senza colorare i capelli ovviamente. Sei stata coraggiosa e intelligente. Coraggiosa sicuramente. Per fare la scelta giusta ci avrei sicuramente messo tanta passione, tanto cuore. Diciamo che stavo troppo male senza Andrea. Non ce l'ho fatta. Una cosa è certa, ti ama da morire. lo so, che ti devo dire? Ho fatto quello che okay. Se avessi agito per voi, io certamente non sarei più adesso. Correttore. Uso la mia palette da 20. Utilizzerò il correttore verde per i brufoletti che mi sono spuntati qui. E per il rosso ritorno al naso. Picchiettare. Correttore giallo. Cipria, Mineral Buster, Kabuki, però
ma non ci penso neanche. A parte che la prevista sia nota, ti ringrazio, ma per farmi male. Ma facciamo una cosa, perché mi pure dici di no, ancora, ma già lo sa che siamo qua, gliel'abbiamo detto prima e ha detto che era qua. Perciò rassegna. Dici? Ok. Quindi prendiamo la nostra paletta. Cioè questa. Quindi. Anzi, prima primer. All over color stick. Questo qui è in apricot beige. Lo metto un po' sulla mano perché è abbastanza duro. Scaldiamo bene. Ma ti pareva, ma si può sapere perché non ti chiudi? Perché sei un maniaco esibizionista, ecco perché. Mi dimentico, ma poi sono qua in alto esibizionista, non si è capita. Cosa si è capito? Scusa, che sotto sotto, se non ti piacerebbe farti un bagno insieme. Guarda, si può stare. Quindi. Ok, facciamo così allora. Bianco. Molto franco, gli ripeti quello che hai appena detto. No, no, aspetta, 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 però non c'è senso dell'umorismo, poi magari capisce male, lascia stare, su. Io non capisco una cosa, sei appena tornato con Marianne e già ti metti a fare il mondo. Sono un po' che... Adesso mi so neanche, ma tu non stai bene sul serio. Vabbè, non facevo niente di male, adesso. Era solo una questione del mio coscio, comunque si è tutto risolto. Sono molto piacere. Vabbè, facciamo così, se la prossima volta che ci mi sognate, così ti mando un tempo posto mio, ok? Sopra e sotto. Okay. Poi pennello da sfumatura, sempre lo stesso bianco. Che ci vuoi fare? È anche il gioco degli scherzi. Scusate, non tanto me. Qua c'è un bocca. Questo colore qui, che come lo chiama Giuliano è il color biscotto, subito sotto il nostro punto luce. Non stavo a sentire, si sta inventando tutto, sono le spalle grosse e non le vabbè, è incredibile come siete così diversi, cioè mi stupisce il fatto che due ragazzi stanno sempre così. Questo colore un po' più scuro, prendiamo un pennello da ombretto. E facciamo una vita. Una guarda che lei veramente si chiama Viola. Si chiama Viola, lo so benissimo, c'è bisogno di un precalcino. Senti, guarda, prendermi una bella diretta, posso sentirti qualcosa? No, ti ringrazio, ma magari vado io. No, no, guarda, vado io. Così Tommaso può arrendersi la qualunque senza essere smettito. Io non ne ho chiamato, grazie. Viola? Adesso ti dimostro che cosa sono capace, quando mi attivo. Torniamo al nostro pennello a sfumatura. Certo, metto il tuo cugino, eh? Siamo profondamente diversi. Ormai è un po'. Penna alla penna, sempre lo stesso marrone, andiamo a fare la zona sotto l'occhio.
fino al bianco che avevamo messo prima. Guardate il cartello 34, cosa si sono trovati gli italiani il 27 del mese? Allora, aumento addizionale regionale IRPEF, aliquota passa a 0,9 a 1,23, può salire fino a 1,70. Il nostro pennello dell'eyeliner. I comuni possono elevare l'aliquota fino all'1%, adesso è a 0,8, si paga da marzo a novembre, è già deciso l'aumento in 22 capoluoghi e l'incremento medio è 150 euro. Quest'altro cartello l'abbiamo elaborato noi, ovviamente iniziamo a autoprodurli, guardate, allora, carrello della spesa con l'IVA, oggi IVA al 21%, una famiglia spende 120 euro a settimana, cibo fresco e confezionato, igieno per la casa e personale. A ottobre, passando l'IVA al 21%, di questo anche parleremo oggi, si parla di 122 euro a settimana, perché ad esempio un litro di olio passa da 4,67 a 4,75, un chilo di mele da 1,11 a 1,13. In un anno un carrello della spesa in meno, 104 euro. Allora, tutto questo viene riassunto, e guardate il cartello 20, da due domande che ci sono arrivate oggi sul blog. Michele si dice, ma tagliamo... Guarda chi c'è facendo così. Eccoci all'isola dei famosi, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, nonostante il lungo digiuno, fanno sempre la loro figura, sì, la loro solita figura. Ok, andiamo a finire il viso. Dunque, Lush, linea studio, ed è, dovrebbe essere Fire Coral, se non sbaglio. Quindi prendiamo il nostro pennello. Touring, quindi il Golden Bronzer, si chiama i tre colori, quattro colori. Al sesto posto, da In Onda Web TV, la diatriba tra la giovane moglie di Carmelo Bene, l'ex Miss Italia Raffaella Baracchi, e la sua storica fidanzata Lidia Mancinelli. E tu mi dici che Carmelo voleva divorziare, Carmelo non voleva, ti ha preso in giro, a te che ha preso in giro. Mascara, usiamo questo qua, Colossal Maybelline. Non si è capito esattamente quale sia il problema. Zigzag, come diceva il grande maestro, così si prendono tutte le ciglia. Al quinto posto a Forum, una serie di doppi sensi a luci rosse. Sapete che fare una compagna, che fa dormire con sta compagna, o che è fatta a letto, se non fatta a letto, immagina quello che può succedere a 13 anni. Ma anche a letto non ti posso male. Sì, che sta in letto contro il muro. Ok, labbra. Parlava di rumori. Color Sensational della Maybelline, pennarello, e il colore era Shy Red. Insomma, Bracconeri pur di farsi notare non sa più dove sbattere la testa nel letto. Al quarto posto a G-Day, Geppi Cucciari mostra un vecchio filmato del
sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, famoso per aver recentemente commentato la molestia subita da una sua concittadina con la frase: è stata solo una pacca sul sedere. E tutto il sindaco di Treviso è finito. Ciao Donine, buona serata. Io adesso vado a Anna e se naturalmente siete liberi di commentare, di fare tutto quello che volete. Buona serata e ciao a tutte.